Mi è difficile sempre parlare di mio figlio. Ringrazio Amnesty per questo invito, per questo fatto che mi faccia parlare e faccia conoscere ancora di più Riccardo. È inutile dirvi che Riccardo è stato assassinato dalle forze dell'ordine, dei nostri carabinieri, al quale voglio precisare che noi come famiglia non abbiamo niente contro di loro, perché mio suocero è stato un grande carabiniere, ha fatto la seconda guerra mondiale, è stato preso prigioniero quando Badoglio disse di togliersi pure le divise, potevano entrare nelle caserme e non gli sarebbe successo niente, mentre lui si fece prendere con la divisa addosso e andò a farsi 18 mesi di campo di concentramento in Germania. Tornò a 40 kg, un enfisema polmonare che l'ha segnato per tutta la vita. Però l'insegnamento che noi avevamo era quello di rispetto verso l'arma, e ce l'abbiamo ancora, non è che ci è andato via, nonostante che questo fatto ci ha fatto capire che purtroppo anche da loro ci sono dei delinquenti, dei farabutti e delle persone che non sanno fare il loro lavoro. Riccardo è morto il 3 marzo del 14 a Firenze, in preda a loro, hanno detto, in preda ad una crisi di panico, mentre noi abbiamo indagato e abbiamo capito che non era una crisi di panico, ma era paura che lui aveva trovato precedentemente, nei minuti precedenti al fermo, su qualcosa che è successo e che la procura non gli è interessato niente di andare ad indagare, perché la procura voleva chiudere alla svelta dicendo che Ricchi era un tossico, che era un delinquente, un energumeno, e che pertanto era giusto che fosse morto. Noi, inizialmente io, mi chiamano alle 4 di mattina e mi dicono: guarda, purtroppo c'è stato un problema, il suo figlio è deceduto perché è venuto un infarto. Io a quel punto lì, il gruppo a quello che mi è stato detto, perché come ho detto prima, per noi l'arma, i carabinieri, la polizia, insomma, noi si crede sempre che sia in buona fede. Andai all'ospedale e lo vidi sul lettino che era tutto segnato, aveva la faccia tumefatta, aveva delle scoriazioni profonde sia a destra che a sinistra. Poi dopo dall'autopsia è venuto fuori delle fratture alle costole, il fegato rotto. E poi il famoso video dove Riccardo chiede aiuto con educazione, mai dicendo una parolaccia: vi prego aiutatemi, c'è un figliolo, ha chiamato un'ambulanza, non sto bene, sto morendo, mi vogliono sparare, perché precedentemente c'è stato un fatto, che anche questo non è interessato alla procura, dei testimoni vedono che Riccardo si strattona con una persona vestita di scuro sul ponte prima che arrivi in questa via in San Giuliano. Non è interessato questo, però a parte questo, noi abbiamo indagato per conto nostro e abbiamo capito che lui era impaurito, non era, come volevano dire loro, in preda a una crisi di panico, era impaurito e diceva le cose che poi il video dice, ci fa capire, che lui non aveva panico, era impaurito. Bene, loro cosa fanno? L'unica cosa che trovano da fare è quella di metterlo per terra, riempirlo di calci, cavalcarlo fino a soffocarlo. Sono quattro, di cui tutte e quattro sono coinvolte. Non contenti di questo, una volta che è stabilito che è morto Riccardo, inizia questa costruzione del personaggio Riccardo, che era un tossico, che era un energumeno, che aveva rapinato un telefonino, figuratevi, Riccardo, c'aveva 5 telefoni. Aveva preso questo telefonino da questo pizzaiolo lì, dove bisogna anche chiamare la polizia, e il telefono viene ritrovato lì, non è che viene ritrovato da un'altra parte, però loro gli serve per dire che ha rapinato
dicono che è salito sulle macchine, che ha minacciato della gente, che ha rotto le vetrine. Le vetrine, una l'ha rotta la vetrina, perché voleva, il negozio era chiuso, voleva telefonare, voleva aprire, gli deve telefonare con la polizia. E gli dà una spallata e rompe, lei inclina e questo ragazzo gli va a aprire fino a quando, impaurito, dice mi stanno seguendo, insomma scappa e va via. Allora loro, in base a tutto questo, perché vi dico della rapina? Perché in quel modo loro hanno la facoltà di arrestarlo, va bene? Ma non c'è una, non c'è stato una denuncia da parte di qualcuno, è una loro interpretazione che fanno, però a parte questo, invece il 30 di gennaio in tutte le caserme d'Italia c'è una circolare firmata dal generale Bernardini dove gli fa vedere, gli dice come si deve intervenire su persone che sono agitate, in stato di agitazione, sia da alcol sia da droga, e gli fa anche la fotografia. Gli fa la fotografia che il ragazzo, che il soggetto deve rimanere in piedi con tutte le persone intorno che non gli devono chiudere aria, lo devono far respirare fino a quando non arriva l'ambulanza. Questo loro l'hanno fatto, non si sa perché, l'hanno buttato per terra, volta più non posso, lui che chiede aiuto, lui, cioè sui filmati, se avete avuto modo di vederli, aia, 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 in continuazione sono i calci che lui prende, infatti c'è un fegato rotto. C'è le costole rotte che non sono rotte dal tentativo di rianimarlo, ma sono rotte prima perché c'è il sangue vivo. Però tutte queste cose qui alla procura non sono interessate. Questi quattro soggetti sono stati rinviati a giudizio per un omicidio colposo e di lesioni non si parla. Le lesioni sarebbero importanti perché il capo di imputazione cambierebbe. Invece di omicidio colposo si va a omicidio per intenzione. Io non dico che la procura si diventa complice di loro, questo non lo dico, però hanno sempre un occhio di riguardo e questo non è giusto, perché se delle persone che ci dovrebbero difendere non ci difendono, si dimostrano principalmente dei cialtroni per come si sono presentate, approcciate a quella cosa lì di Riccardo, e non ci stiamo. Riccardo aveva 40 anni, non aveva mai avuto niente a che fare con la legge, era incensurato. Era un ragazzo che tutti a Firenze amavano e proprio questo è stata la forza di Ricky, che il giorno dopo, quando sui giornali viene fuori tossico, una persona che è morta perché ha fatto le rapine, perché la gente si è rivoltata, cioè la gente non l'ha accettato perché lo conosceva. E noi su Facebook abbiamo 15.000 amici che difendono Riccardo sotto tutti gli aspetti. E è una cosa che noi non accettiamo, perché Ricky aveva una carta d'identità in tasca, era stata buonissima per identificarlo. Aveva 300 euro in tasca, era vestito bene, non era un cialtrone come erano loro. Ci voleva pochissimo per capire chi era. Invece loro sono adoperati solamente per ucciderlo, i motivi li scopriremo forse nel processo, se avranno voglia di scoprirli. Riccardo era questo, so più cosa dire, ho detto tutto. Io ringrazio veramente tanto Amnesty e spero di avervi a fianco